Buongiorno a tutti e benvenuti al nostro Aperi Coach il venerdì alle 17 con la coach Novella Coccetta. Buongiorno Novella. Buongiorno, buon pomeriggio di nuovo. Ti correggo sempre su questo. Lo sai, io vedo luce, vedo giorno, poi vedo l'ora, dico è sera, sono un po' sbagliato. Confuso. Allora, evento patrocinato da expatcare.blog e Taker e in collaborazione con la nostra coach. Perché non si dice coacher come feci in passato? E sbagliando, vero? Non importa, è un viaggio di apprendimento per tutti, perché la parola coach non è una parola che si sente molto spesso, o si sente molto, o se ne è sentito parlare molto durante le Olimpiadi, no? Vero? Però non se ne sa perfettamente il significato, soprattutto in altri contesti che non siano quello sportivo. È vero. Novella, di cosa andremo a parlare quest'oggi? Allora, oggi parliamo di arrivi, nel senso che il titolo è abbastanza autoesplicativo, sono appena arrivato e adesso. Ed è una tematica, quella degli arrivi, che a me sta particolarmente a cuore, perché non l'ho condiviso nel primo Aperi Coach, sarebbe stato utile probabilmente, però sono una persona che ha viaggiato molto spesso, viaggiato non solo, anche vissuto per periodi abbastanza lunghi in paesi diversi da quello di origine. Sono italiana, ok, friulana, però ho vissuto per parecchio tempo in diversi paesi. Quindi l'argomento di oggi mi è particolarmente a cuore, così come l'argomento della prossima settimana, perché il 20, venerdì prossimo, parleremo invece della situazione contraria, quindi quando si rientra nel proprio paese dopo un periodo all'estero. Però veniamo ad oggi. Allora, faremo avanti e indietro da questa visuale A2 alla visuale poi con una presentazione, in alcuni momenti in cui sarà utile. Chiedo già perdono ad adesso se ci fossero alcune interruzioni tipo visualizzazione, ma ho avuto un problema con il tablet e quindi chiedo scusa. Allora, prima di tutto, a chi è rivolto questo specifico appuntamento di oggi? È rivolto a tutte le persone che sono appena arrivate in Germania, a Berlino, o tutte le persone che sono arrivate in un posto diverso dal proprio luogo di nascita e di crescita. È dedicato a persone che sono magari già arrivate da alcuni mesi, ma sono un po' confuse riguardo al proprio adattamento nel nuovo paese. Persone che sono arrivate, si trovano benissimo, però avrebbero bisogno di un attimo, magari fare un punto di riflessione su come è stato il primo periodo di adattamento, vorrebbero imparare qualcosa di più. Persone curiose, semplicemente, curiose di essere qua oggi a sentire qualcosa di diverso. E quindi tutte queste persone sono ben, cioè, troveranno pane per i propri denti, insomma. La prima cosa che vi chiedo di No, fare, no, non solo no, a no, te, no, Ivan. no, Ah, no. no! Novella, la Ecco. prima cosa l'abbiamo dimenticata. La prima cosa è Eh sì, Apericoccia. è Per vero, cui è la vero. prima cosa è il Cin cin, brindisi. cin cin, Salute. cin cin, Ivan, salute. Sì, da bicchiere a bicchiere, bravissimi, Ivan, ha fatto una connessione mentale, quindi io te la rimando di nuovo questa connessione e dico, facciamo una piccola esperienza molto semplice, molto 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 semplice. Spero che abbiate tutti a casa dei bicchieri a fondo spesso, perché ci Faccio da servono. valletta. Esatto, più o meno il mio bicchiere, eccolo qua. Casualmente ce l'ho qui, guarda. Esatto. Allora, non solo uno, ma due, se si può, uno è anche abbastanza. Mi chiedo semplicemente non solo di prestarvi a questa cosa, ma anche di fare questo movimento. Quindi li girate e li mettete qua sugli occhi, proprio sugli occhi. Cosa vedi, Ivan? No, tanto male. È una visuale molto sfocata. Dio, sì.
è molto sfocata. Immaginate di essere appena arrivati a Berlino o ad Amburgo, Hannover, qualsiasi altra città, citando qualcuna in Germania, chiaramente anche per le persone che ci seguono da altre città. Immaginate di essere appena arrivati, appena scesi dall'aereo, appena scesi dal treno, autobus, quello che è. Quello che vedete attorno è un po' così, tutto molto sfocato. Si riesce molto bene a vedere quello che c'è in centro, molto bene no, però si riesce a riconoscere quello che c'è in centro, però ai lati la visione periferica è molto offuscata. In generale il rimando è quello di una visione offuscata. In centro si vede un pochino meglio le cose che sono proprio dritte davanti a noi, frontalmente, mentre quelle laterali sono molto, molto confuse. Ed è una. Diciamo un'immagine che assomiglia molto a questo. Vediamo se riesco a condividere. Riesci a caricarmi? Ti ho perso il documento. Aspettami, arrivo. Eccoci qua. Così? Eccomi. Ok. Allora, un'immagine, se si riesce a vedere, Ivan, mi Sì, si confermi? riesce a vedere, Ok. sì. Questa è proprio l'immagine che abbiamo visto, no? Si vede qualcosa al centro, ma poi lateralmente è un po' tutta sfocata. Certo. Se proviamo proprio a vedere, a guardare questo video, è proprio l'immagine di quello che succede, appena scesi dall'aeroporto, no? Cioè, tutte queste persone, tutto un insieme di luci che non hanno molto senso, e invece davanti, proprio davanti ai nostri occhi, è qualcosa di un pochino più comprensibile. Perché vi faccio vedere questa immagine? Perché se siete arrivati in una nuova città, il cervello è letteralmente bombardato da tutto quello che. Da tutto quello che sta succedendo. Essendo bombardato tutto quello che sta succedendo, il cervello è particolarmente sensibile. Ne abbiamo parlato anche durante l'apericoach numero 2, dedicato al cambiamento. Quello che succede è praticamente quasi simile alla situazione da pompieri, no? Non so se ti ricordi. Perso, Okay. ok, ci sei di nuovo. Ok, non so se ti ricordi, nell'appuntamento numero 2 si parlava della caserma dei pompieri, quindi quando succede un piccolo cambiamento, tac, In immediatamente allerta. il nostro cervello va in allerta, no? E si blocca tutto. Quindi, e questo è un po' quello che succede anche quando arriviamo in un nuovo paese. Potrebbe succedere. Allora, dall'inizio alla fine di questo appuntamento, per me è importante, che sia chiaro che ognuno ha la propria esperienza, ognuno vive la propria esperienza e io stessa, in diversi momenti della mia vita e avendo a che fare con diversi spostamenti, la mia reazione è stata molto, molto diversa. Perché diverse erano le situazioni, quindi ognuno ha un proprio modo di vivere l'arrivo in un nuovo posto e molto dipende dalla personalità della persona, dal momento storico in cui è, potrebbe essere un momento in cui è particolarmente tranquillo, quindi è un po' più semplice affrontare le cose nuove, gli arrivi in un nuovo posto, quindi tutta questa serie di informazioni che vengono, con cui veniamo bombardati. Dipende molto da quant'è la distanza geografica e percepita, culturalmente parlando anche. E sottolineo il fatto del geograficamente, ok, è una cosa che a chilometri si può calcolare, ma la distanza percepita è qualcosa di individuale. Può per me essere una distanza infinita Italia-Germania dal punto di vista culturale, dal punto di vista di feeling mio, può esserlo molto meno il Giappone. O può esserlo molto meno, non lo so, il Vietnam, il paese in cui sono già stata, per esempio. E qua anche il fatto è, paesi dei quali ho studiato molto, e qua anche il fatto di siamo già stati fuori,
Siamo già stati in altri paesi, siamo già stati in altri contesti diversi. Questo anche fa molto, cambia molto. Se non ci siamo mai spostati dalla nostra città, magari solo per vacanza, eccetera, potrebbe essere un pochino difficile, ma di nuovo potrebbe essere, quindi non è detto. Influisce molto anche le condizioni in cui ci viene chiesto di rilocarci, ci viene chiesto di spostarci in una nuova città o anche se è una decisione che prendiamo spontaneamente, se siamo forzati da una condizione economica, se siamo forzati da una situazione politica magari. Chiaramente Berlino per noi è sotto i nostri occhi, ma anche in Italia chiaramente la situazione dei rifugiati, no? Quindi immaginando un rifugiato chiaramente ha una situazione psicologica e emotiva molto diversa rispetto arrivando in una nuova città, in un nuovo contesto, molto diverso rispetto ad un espatriato con un buon contratto, magari chiamato da un'azienda. Questo non significa che l'esperienza della persona espatriata con un buon contratto, eccetera, eccetera, sia di meno attenzione rispetto alla situazione di un rifugiato. Ogni esperienza è un mondo da aiutare, emotivamente e psicologicamente. Quello che possiamo fare qua oggi, con l'esperienza del coaching è cercare di capire se ci sono dei piccoli strumenti che ci possono aiutare a vivere l'esperienza in maniera più soddisfacente. Quello che vi chiedo quindi che fare, adesso ci sarebbe il momento, no, del che fare a questo punto, vi voglio accompagnare attraverso tutta una serie di slide, di fogli in cui ci sono tanti piccoli esercizi, quindi probabilmente le persone che ci vedono live possono farlo direttamente con penna, carta, possono disegnare tutto quello che vedono nella pagina che mostrerò. Anche le persone che lo rivedono poi in recording possono farlo, possono mettere in stop, riavviare, mandare avanti, eccetera. Sarebbe molto più comodo, ecco, guardarlo poi e farlo con calma. Ed è per questo che, grazie a Espacare, che poi, no, mette a disposizione tutte le live da Grazie riproporre. all'incaricato, certo. Esatto. Allora, vediamo un po', ti faccio vedere. Aiutami perché mi è uscito di nuovo il collegamento alle slide. Sì. Ecco, chiedo scusa per questa cosa. Allora, confermami che riesci a vedere la slide con Quale gli cose occhiali. pratiche mi sono familiari? Esatto, allora questa è la prima parte, il primo esercizio, diciamo. Allora, il punto è, questi sono degli occhiali, quindi ritorniamo un po' al concetto di siamo appena scesi e la nostra visuale è molto offuscata. Per aiutare la nostra visuale, proviamo degli occhiali e questo è il primo paio di occhiali che vi propongo. Ok. Il primo paio di occhiali che vi propongo avranno una data. Quindi se vedete, se vedi, ci sono dei puntini, Ivan, lì sopra proprio sull'asticella che va sul naso, lì io metterei la data di arrivo in un posto, che per me è stata l'ottobre del 2017, il mio ultimo trasferimento. Nella lente di sinistra e nella lente di destra andranno due cose distinte ma abbastanza simili. Quali sono, quali cose pratiche mi sono familiari? Cioè, arrivata io nell'ottobre 2017, chiaramente guardo tutto quello che c'è fuori dalla finestra di casa mia o dell'hotel, nel caso in cui sia l'hotel, eccetera. Quali cose pratiche sono molto familiari? O abbastanza familiari, ne ho una parziale conoscenza. Ti faccio vedere quello che un po' ho ragionato io. Allora, ottobre 2017, le cose pratiche che mi sono familiari. Molto familiari erano supermercati. Sono i supermercati organizzati, anche catene piuttosto famose che già conoscevo, molto familiari, catene che già utilizzavo prima. C'è il panificio, dove posso trovare il pane e altre piccole cose, magari il latte o i succhi di frutta, cose che tranquillamente avevo trovato anche in altri posti. Ci sono gli autobus, metro, treni.
Che funzionano più o meno come ho sempre vissuto in tutti gli altri paesi che ho frequentato, anche quando ero molto più piccola, quindi senza neanche arrivare al momento in cui ho lasciato l'Italia. Ci sono scuole, asili, quindi c'è un sistema scolastico che funziona molto similarmente a quello italiano. Parlo dal mio punto di vista, perché ancora, per esempio, mio figlio non è all'elementare, magari in quel momento mi accorgerò che le cose sono molto diverse, ma quando sono arrivata nell'ottobre 2017 a me sembrava abbastanza simile. Ristoranti ci sono, le banche ci sono, negozi ci sono, un sacco di cose che mi sono molto familiari. Sembrerà banale, ma non lo è, nel senso che tutte queste piccole cose fanno già parte della mia esperienza, le ho già viste. E le riesco a capire molto bene. Abbastanza familiari sono la burocrazia, certo, ci vuole, bisogna registrarsi, per registrarsi alla banca serve un certo tot di documenti. Mi è abbastanza familiare, chiaro, non so nello specifico quali sono i documenti, però riesco a comprendere che servano dei documenti per iscriversi al comune piuttosto che iscriversi alla banca, aprire un conto bancario. C'è l'affitto da pagare, chiaro, mi è familiare, è sempre stato familiare, no? Nel senso, non è il primo affitto, non è il primo affitto che devo pagare. Quello che non mi è molto familiare è il prezzo degli affitti, no? Assurdo. Bollette da pagare, non capisco, non capivo molto bene all'inizio questa cosa della tassa della TV e della radio, però in realtà poi in quel momento. Sì, mi era abbastanza familiare perché comprendo che ci sono delle bollette da pagare, chiaramente quando paghi dei servizi, quando usufruisci dei servizi, ma non ne conoscevo bene tutte le modalità, i costi, per esempio. Prodotti alimentari non disponibili. Avendo io vissuto in Asia per diversi anni, per me la cosa del non trovare la burrata o non lo so, essendo friulana, trovare il frico o la grappa subito disponibili ad un prezzo per me accettabile, io lo sapevo già, cioè era una cosa abbastanza familiare, l'ho già vissuto in diverse occasioni. Non so se Ivan c'è qualcosa che ti se c'è qualcosa che ti era molto familiare quando sei arrivato a Berlino, dico l'ultimo trasferimento. Molto familiare, beh, stiamo parlando di 13 anni fa, quindi molto familiare. Uffa, beh, sicuramente il modo di comportarsi o comunque anche la struttura della città, nel senso che comunque non è molto differente dal nostro tipo di città urbana, quindi anche l'urbanistica stessa non è che mi stupisse, ero abituato a un certo tipo di città e c'ero con tutti i servizi che può portare, quindi tram, le metropolitane e tutto quanto, quindi è stato confortevole per me. L'urbanistica e i servizi di trasporto, nel senso che mi ritrovavo poi in una situazione che dicevo, ok, ne ho sempre tratto giovamento da questo tipo di servizi, sono contento di poter avere lo stesso tipo di servizio anche qui. Eh sì, è più o meno il mio stesso punto, no? Sono contenta che siamo allineati su quello. Hai detto all'inizio che c'erano anche delle cose comportamentali, no? Infatti il secondo paio di occhiali che propongo è un paio di occhiali, quindi proviamo a migliorare ancora di più la vista, come fa un ottometrista quando prova le diverse lentine. Proviamo un altro paio di occhiali. Quali comportamenti ho già vissuto altrove? Spesso o abbastanza spesso, quale occhiale rosa, ho dato una linea un po' più chic, per quanto riguarda me, quindi sempre all'ottobre 2017, spesso ero abituata molto spesso alla puntualità richiesta di puntualità. Questo arriva dalla mia famiglia. Arriva dalla mia famiglia in cui la puntualità e anche il riciclo, la cultura del riciclo, è sempre stata un comportamento, una cultura familiare,
frequente. Quindi, senza aspettare troppo di arrivare a qualche trasferimento internazionale, faceva già parte dei comportamenti vissuti nella mia famiglia. Meno male, perché è stato molto più facile poi adattarsi ad altre cose. La scarsa attenzione al cliente, questa un po', no? Però io ne ero già abituata, sono stata abituata ai primi periodi in Vietnam. Quando ho vissuto i primi periodi in Vietnam era una cosa che attirava moltissimo, moltissimo, moltissimo la mia attenzione, che il cliente fosse trattato un pochino non come era abituata, però anche nello stesso Friuli, se ripenso agli anni 80 e 90, non c'era questa attenzione al cliente come c'è oggi, no? Quindi è una cosa che avevo già vissuto altrove. E la freddezza al primo contatto, avendo vissuto in Giappone, questo era una cosa che avevo già sperimentato, ma avevo già sperimentato per la mia provenienza regionale. Quindi era qualcosa che già vivevo, freddezza al primo contatto, ma poi magari piano piano, come la neve al sole, una grande ricchezza. Quello in quel momento non lo sapevo perché era l'ottobre 2017. Oggi invece lo so. Abbastanza spesso attenzione ai bisogni dei bambini, è una cosa che mi ha rincuorato moltissimo. Il venerdì pomeriggio rilassato, che era una cosa che vivevo già in Italia e anche negli Stati Uniti, l'attenzione alla natura, la precisione nella documentazione di lavoro. Questi erano tutti comportamenti che avevo già vissuto in altri contesti, quindi non mi hanno trovato estremamente sorpresa. Perché parlo adesso di comportamenti? Prima abbiamo visto le cose pratiche, adesso vediamo i comportamenti. Perché la cultura, questa è una definizione molto breve, ma secondo me molto esplicativa, la cultura è quell'insieme di comportamenti e credenze appresi e condivisi da un gruppo di individui. È importante per me che si parli di, cioè, è importante per me l'attenzione su appresi, perché significa che si possono imparare. Significa che può essere banale, ma la consapevolezza su questo concetto è importante. Quando io arrivo in un paese nuovo, è tutto nuovo, appunto, ma è nuovo oggi, posso sicuramente imparare tutto quello che vedo attorno. E il punto di partenza è quello che io già conosco, i comportamenti che ho già vissuto, perché sono un ancoraggio per me, per riuscire poi ad imparare tutti gli altri comportamenti, imparare come funzionano le cose pratiche qua, o nel luogo dove vi trovate, dove siete appena arrivati. Quindi sono i comportamenti e credenze apprese, si possono imparare, soprattutto sono condivisi da un gruppo di individui. E il gruppo può essere un gruppo di lavoro. Può essere un gruppo di studio, può essere il gruppo delle mamme. Io sono una mamma, quindi posso far parte anche di un gruppo di mamme. Un gruppo può essere una famiglia, il gruppo può essere un gruppo di amici. Quindi non esiste solo una cultura. Quando arriviamo in Germania, quando arriviamo a Berlino, non esiste solo una cultura. Probabilmente a Berlino è molto più evidente questa cosa. Quindi, se ci sono diversi gruppi, se ci sono diverse culture e se possiamo impararlo, significa che è una cosa fattibile, cioè è una cosa alla nostra portata. La prima cosa importante è capire quante e quali volte l'ho già fatto. Allora, cosa significa? Quante volte ho appreso dei comportamenti e delle credenze, quante volte ho appreso una cultura di un gruppo nel mio passato. Se consideriamo un gruppo come anche un gruppo di scuola, per esempio, quante volte abbiamo cambiato scuola, quante volte abbiamo dovuto adeguare i nostri comportamenti. Quindi qua io chiedo, prendetevi un attimo, adesso vorrei proseguire, però se riuscite a vederlo poi in
in un secondo momento quante e quali volte avete già fatto questo nuovo apprendimento di una nuova cultura, di un nuovo contesto. Quindi, indipendentemente dal fatto che vi siate spostati o meno in un altro paese, quanti contesti diversi avete cambiato? Quanti gruppi di amici avete cambiato? Quante situazioni di lavoro avete cambiato? Quante nuove aziende avete frequentato? Questo punto rafforza la motivazione, cioè l'abbiamo già fatto altre volte, in tanti altri contesti è stato qualcosa di successo, quindi è qualcosa che è replicabile, è alla nostra portata. Ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare. È importante ragionare su questo perché aumenta veramente molto la motivazione, cioè diminuisce il nostro senso di sfiducia e aumenta il nostro senso di autoefficacia. Poi, perché sono qua? Anche questo è molto importante. Ci sono diverse ragioni, come avevo detto prima, ogni esperienza è unica. C'è chi si è trasferito per famiglia, chi per amore, chi per lavoro, chi perché voleva mettersi alla prova. Perché sono qua? Se le motivazioni del perché, e qui sfido sempre a fare, a mettersi in gioco e dire addirittura 5 perché, c'è un po' questo esercizio, no? Dei 5 perché, perché sono qua, perché ho seguito il mio compagno, perché sono qua, perché credo che la famiglia debba stare unita, perché credi che la famiglia debba stare, quindi sempre chiedersi il perché del perché e riuscire a capire oltre a degli agenti, oltre a delle motivazioni esterne, quindi per esempio mi sono spostato in Germania perché lo stipendio è più alto, cioè quali sono le motivazioni interne che fanno parlare i miei valori? Perché per esempio lo stipendio potrebbe, se pensiamo bene, lo stipendio più alto potrebbe parlare di richiesta di voglia di di autonomia, voglia di crescita personale, voglia di benessere. Quindi cercare di andare dalla motivazione estrinseca alla motivazione intrinseca, interna. Poi, cosa mi può aiutare? E qui cosa mi può aiutare? Aiuta nel rimanere nell'obiettivo, cioè se il mio obiettivo è quello di trasferirmi se l'obiettivo del mio trasferimento in Germania è stato il lavoro, per esempio, riuscire a trovare un lavoro più adatto a me stesso, cosa mi può aiutare? Cosa mi può far rimanere sempre nello stesso obiettivo? E qua come pulire le lenti degli occhiali, no? Cosa può tenere puliti questi occhiali? Dal punto di vista mentale e fisico anche, fare sport, scegliere di frequentare uno psicoterapeuta, scegliere di frequentare un supporto esterno, un coach per esempio, che possa aiutare a mantenere il punto del perché siamo qua. Chi mi può aiutare? Chi mi può aiutare aiuta, chi mi può aiutare non è semplicemente altri italiani, no? La risposta non è semplicemente troverò altri italiani, la risposta è chi ha lo stesso obiettivo mio, chi ha lo stesso obiettivo mio forse può capire la sofferenza che sto provando nel mio percorso. La sofferenza o la difficoltà che sto provando nel mio percorso di crescita in questo paese, nel nuovo paese. Quindi chi mi può aiutare, per esempio, non so, se io mi trasferisco per lavoro, scusami, se io mi trasferisco per la mia famiglia, però mi trasferisco anche in un periodo particolare lavorativamente parlando, probabilmente trovare una comunità di mamme come me, per esempio, che lavorano ancora, che vogliono continuare a lavorare nonostante sono diventate madri, no? Dopo la maternità e vengono da un altro paese, trovare una comunità con questa caratteristiche può aiutare. Arriviamo verso la fine. Ogni arrivo è unico, quindi questa è un po' una slide di ricapitolazione. Focalizzati su quello che hai già e poi muoviti a piccoli passi. Non è che da un giorno all'altro siamo perfettamente integrati o inclusi, meglio, inclusi in un nuovo paese.
passerà il tempo e i passi sono piccoli, focalizzati su quello che hai già. Focalizzati sul tuo perché, quindi non solo esterno, ma anche interno, su quali valori si fonda. Trova soluzioni proattive per mantenere la salute mentale e fisica, quindi prima che sia troppo tardi, e trova chi è sulla tua stessa barca, quindi non solo gli italiani, ma italiani o espatriati che hanno i tuoi stessi obiettivi, soprattutto che hanno i tuoi stessi obiettivi. Arrivo verso la fine per approfondire. Io ho utilizzato moltissimo le Psychology of Hope di Rick Schneider e poi rimando agli appuntamenti numero 1 e numero 2 della Peri Coach con me, uno che parla del Wheel of Life, quindi capire a che punto siamo nella nostra vita, e l'altro il cambiamento, quindi come affrontare meglio un cambiamento. E niente, ci vediamo la prossima volta. Non so se Ivan hai qualcosa da aggiungere. È stato detto tantissimo, anche molto velocemente, devo dire la verità. È stato detto tutto? No, tutto non è stato detto, ma è stato detto moltissimo, come tu hai già accennato. E no, non aggiungo altro perché sai che siamo ai termini del nostro 30 minuti, quindi so che poi se mi dilungo diventa troppo. Quindi per Ti cui aspetto per una sessione comunque, mi Ivan. aspetti per una sessione, ma volentieri, perché dopo essere stato vittima sempre online, giustamente sarebbe anche giusto che ci incontrassimo live. Vero. Comunque sia. Noi ringraziamo Novella e auguriamo quest'oggi, venerdì, lo sappiamo, l'inizio del weekend, si chiama per i coach, quindi auguriamo buoni aperitivi a tutti e un buon weekend a tutti e ci vediamo venerdì prossimo, venerdì 20, sempre alle 17, con il tema la partenza o il ritorno comunque verso casa. Grazie mille Novella e grazie a tutti. Ciao, buon weekend. Ciao a tutti.